sta morendo e si sono trincerati dietro il Covid, ma si sa che si è morto molto di più per altre patologie che hanno fatto passare per il Covid. Diciamocela tutta, noi siamo stanchi e dobbiamo al più presto, perché lei mi ha citato la dottoressa Ciarampin, anche gli altri, loro già allora per farli andare siamo stati affiancati a loro e sapevano bene le situazioni. Ad oggi invece di andare avanti però gli ospedali stanno chiudendo. Siamo stamattina qui davanti all'ospedale Don Bosco, dove si paventa, anzi c'è la chiusura del pronto soccorso, un'iniziativa gravissima, e stamattina c'è un presidio abbastanza affollato. Siamo in compagnia in questo momento di un ex consigliere della municipalità locale. Jenny, perché siete qua stamattina? Noi qua siamo per la riapertura del nostro pronto soccorso di San Giovanni Bosco, per la tutela dei nostri cittadini, perché cioè, non può esistere che un pronto soccorso va chiuso per motivazioni che non conosciamo anche abbastanza bene. Anche per la densità degli abitanti. Sì, facciamo 65.000 ingressi all'anno, cioè noi dopo di Cardarelli viene San Giovanni Bosco. Sindacalmente non so che hanno combinato. Jenny, c'è stata appunto questa la seconda domanda. Ieri c'è stata una riunione. No, la settimana scorsa, una riunione con i sindacati, Willy, CGL e la CISL. Però non sappiamo il tavolo come è stato chiuso, come è stato parlato. Non è uscita nessuna informazione al momento. E noi siamo qua sempre a presidiare il nostro pronto soccorso per la riapertura, per i nostri cittadini, perché non si è andata via. Presidente del Parco della Marinella, quartiere Mercato. Stamattina Nicola Di Frenna, anche se vive in un altro quartiere, solidarizza con gli amici del Comitato Don Bosco. Sì, stamattina siamo qua, la sanità va salvaguardata, il popolo va salvaguardato e noi del quartiere Mercato Parco della Marinella saremo in tutte le iniziative che fa questo comitato di medici. Non bisogna abbandonare il territorio, bisogna stare vicino alla cittadinanza, perché i poteri forti e politici a noi non ci interessa, a noi interessa la salute del cittadino, che non deve essere trascurata. Siamo in compagnia di Fabio Greco, presidente della municipalità locale. Fabio, una situazione veramente angosciante per i circa 65.000 accessi che ha questo ospedale annualmente. Sì, in pratica questo è un pronto soccorso che praticamente copriva un vasto territorio cittadino. La municipalità è molto ampia. Ma non solo della terza, ma anche quella confinante della settima e anche persone che poi venivano dall'ottava, quindi da Scampia. Quindi stiamo parlando di 200.000 abitanti. Stiamo parlando che copriva un territorio abbastanza vasto. E penso che sia fondamentale che la Regione Campania in questo momento si renda conto che chiudere un pronto soccorso, cioè non aprire il pronto soccorso, non riaprirlo, veramente crea un danno alla popolazione. Noi dobbiamo in tutti i modi, con la presenza anche dei presidenti della settima e dell'ottava municipalità, creare i presupposti affinché si possa discutere su un tavolo l'urgenza. C'è una proposta alternativa? La proposta alternativa per come è situato adesso l'ospedale, io penso che noi dobbiamo assolutamente riaprire il pronto soccorso, non solo quello ostetrico, ma soprattutto cioè il pronto soccorso per il servizio che deve dare alla cittadinanza. La stessa problematica ce l'avevamo alla sanità con l'ospedale San Gennaro, e quindi noi dobbiamo creare i presupposti affinché la Regione Campania si renda conto che i pronto soccorsi sono dei presidi fondamentali per la tutela della sanità pubblica. Qual è il disagio principale, maggiore, ma professionalmente oltre che come cittadina? Allora, noi abbiamo il problema nella città di Napoli che abbiamo una sanità allo sfascio, penso che sia evidente. Adesso abbiamo avuto la pandemia, un primo punto, ma i soldi della pandemia dove sono andati a finire? Se era stato detto dal Ministero della Salute che Speranza che si dovevano usare per la medicina territoriale, punto interrogativo. Poi, per quanto riguarda gli ospedali, giustamente, se voi
pensate che adesso la pandemia ci permette di riaprire, come noi anche proponiamo? No, abbiamo una situazione altalenante per le affermazioni anche di ieri in conferenza di venerdì del presidente De Luca. Loro pensano di riaprire il Loreto Mare e il Don Bosco. Bene, noi siamo contenti perché noi ne abbiamo bisogno, come il pane. Lei è medico in? No, io non sono medico, io sono tecnico in laboratorio biomedico. Perfetto. Allora, come tecnico in laboratorio biomedico, adesso sto in pensione. Allora, la questione che io faccio, che noi facciamo, però sono il referente del tavolo della consulta, perché siamo organizzati in consulta, sono la referente del tavolo rete ospedaliere territoriale, cioè io e altri due di noi, come siamo organizzati. Siamo la consulta, ci sono ex direttori sanitari, medici, infermieri, eccetera, più cittadini, più comitati, associazioni, eccetera. Il nostro scopo qual è? È quello che funziona. Certo. Deve funzionare gli ospedali. Perché noi siamo tutti, molti ex ospedalieri, certamente noi non condividiamo che ci possono essere lavoratori che non svolgono le loro mansioni. Perché per far funzionare un ospedale, anche quello che ha dei disagi, insomma, noi non entriamo, però serve. Una soluzione proprio rapidissima in 30 secondi. Allora, una proposta. La proposta è, uno, andare a fare una revisione di tutti i lavoratori dell'ASL e di riprenderli, perché sono stati chiusi degli ospedali. Quindi dove sono andati questi lavoratori? Uno. Poi di usufruire dei giovani medici che sono laureati, che sono nelle scuole di specializzazione. Aspetti, non come i pazzi, ma con un medico professionale. Che quindi affiancamento. Affiancamento, come si è sempre fatto, e possiamo evitare di privatizzare la sanità pubblica a Napoli. Grazie, dottoressa. Prego.